Stiamo uscendo un po' anche noi dalla fase di emergenza e ci avviamo gradualmente a quella che è una situazione di normalità per quanto riguarda la raccolta nei nostri punti associativi e quindi dovremo riprendere con la riapertura che è avvenuta presso l'ospedale di Castelnuovo Monti la settimana scorsa, che avverrà presso l'ospedale di Scandiano al termine di questo mese, la situazione normale per quanto riguarda la nostra raccolta e quindi riprendere con i donatori, con il calendario che avevamo programmato per l'anno in corso. Quindi ci avviamo diciamo, verso una situazione di normalità. Ecco, in questa fase di emergenza il bilancio della vostra attività com'è stato? Perché in una prima fase sembrava che ci fosse bisogno di, e l'abbiamo fatto anche noi, di ricordare l'importanza del dono e del donare. Poi in effetti questo appello è stato raccolto e dunque avete riorganizzato nuovamente la vostra attività. Sì, abbiamo diciamo, dovuto seguire quelle che sono state le indicazioni che ci venivano fornite dal centro trasfusionale della nostra provincia, perché abbiamo superato diciamo, la prima fase dove c'era questa richiesta, però poi a seguito della chiusura delle sale operatorie anche il fabbisogno di sangue è andato decisamente riducendosi, per cui abbiamo modulato la raccolta in funzione delle richieste che il centro trasfusionale ci faceva. E devo dire che abbiamo operato con particolare minuzia, supportando tutte le necessità che vi era negli ospedali della nostra provincia e continuando anche a fornire il centro regionale sangue con quel numero di sacche programmate a inizio dell'anno. Ecco, le volevo chiedere questo, avete messo in campo anche dei protocolli ulteriori rispetto alla verifica nel momento in cui si raccoglie il sangue? Sì, abbiamo dovuto diciamo, adeguarci a quelle che sono state le normative delle varie ordinanze, per cui la raccolta è stata diciamo, impostata in un modo più minuzioso, più capillare, più programmato, per cui l'invito che è stato rivolto ai donatori è stato quello di recarsi a donare, ma previo una prenotazione, per far sì che anche tutte le norme di distanziamento potessero essere rispettate. Quindi una donazione fatta su prenotazione. E questo ci ha consentito di regolare i flussi, di fare quelle operazioni di triage previste e naturalmente tutto questo ha comportato un allungamento un po' dei tempi delle donazioni e un impegno maggiore da parte dei volontari. E immagino anche che siano stati ulteriormente rafforzati i controlli rispetto al sangue che viene raccolto, perché immagino che forse qualcuno possa dire ma però con gli asintomatici e ci sono, qual è la certezza che il donatore non abbia problemi in questa fase? Rassicuriamo anche su questo aspetto. Sì, sì, questo è stato fatto fin dall'inizio, nel senso che dal punto di vista sanitario non ci sono diciamo, pericoli per quanto riguarda la trasfusione di sangue, quindi sicurezza sia a favore del donatore che si reca a donare tuttora con la mascherina, con la misurazione della temperatura e appunto con il rispetto delle distanze in ogni fase che va dall'accettazione fino a quella che è la fase del ristoro, proprio per garantire al massimo la sicurezza del donatore. E senta, appunto in previsione della giornata mondiale, possiamo fare un bilancio? Reggio Emilia è un territorio
è disponibile al dono il numero anche dei donatori, che andamento ha avuto in questo ultimo periodo, in questi anni? Allora, diciamo che per quanto riguarda il numero di donatori, registriamo una crescita costante negli ultimi 4 anni. Noi siamo passati abbiamo avuto un incremento dal 2015 al 2019 di 1.100 donatori attivi. Quindi questo è un dato estremamente positivo, perché è un po' il nostro obiettivo, quello di aumentare la popolazione di donatori. Quindi di questo siamo soddisfatti, e soprattutto in questa ultima fase legata alla pandemia abbiamo avuto parecchie richieste di iscrizioni, quindi nuovi donatori che stiamo sottoponendo gradualmente a quella che è tutta la fase che prevede il nostro modo di operare, che porta fino all'iscrizione del donatore. Adesso quanti sono i donatori attivi? I donatori attivi nella nostra provincia sono oltre 16.000. È un buon numero rispetto anche agli altri territori, come ci posizioniamo? Diciamo che i donatori attivi nella nostra provincia rappresentano poco più del 3% della popolazione. Abbiamo spazio per poter migliorare, perché abbiamo, diciamo, delle province che superano anche il 4% come rapporto donatori attivi popolazione. Quindi possiamo, diciamo, e per questo ci adoperiamo per aumentare quella che è il bacino di donatori. C'è un profilo tipico del donatore? Quanti, sono più donne, più uomini? L'età qual è? Beh, noi abbiamo i dati consuntivi del 2019, la nostra popolazione di donatori è fatta per i 2/3 da maschi e per 1/3 da femmine. I maschi hanno un'età media di 44 anni, le femmine di 40 anni. Particolari condizioni, devono avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni, avere un peso minimo di 50 kg e soprattutto essere in buona salute. Senta, poi ci sono, ed è sempre bello ricordarlo, i donatori storici, coloro i quali veramente sono con voi da tantissimo tempo. Beh sì, sono tanti questi donatori che sono particolarmente legati all'associazione, e che ogni 3 mesi sono disponibili per compiere questo nobile gesto. Però ricordiamo anche che appunto ci sono giovani che si avvicinano all'associazione, e questa è la cosa più importante, insomma. Poi ci sono Sì, anche prego. quei volontari che non sono, diciamo, donatori, ma che hanno comunque un ruolo importante all'interno delle varie associazioni, perché sono quelli che mandano avanti l'attività dell'associazione, insomma. E quindi in totale anche questi sono importanti, quanti Sono sono? nella nostra provincia sono oltre 500. Anche questi sono parecchi. Senta, Sì. avete pensato e potrete fare qualche iniziativa particolare anche sul web in questa giornata mondiale? Oppure, visto che sappiamo, viviamo un momento anche particolare, non sarà possibile fare nulla nello Sì, specifico, nulla? diciamo che quest'anno è un anno un po' particolare, per cui le iniziative vengono fatte, diciamo, online, e ne voglio citare una in particolare, che riguarda un'iniziativa di una nostra sezione, che è una sezione piccola, che è la sezione di Bagnolo, che pur essendo, diciamo, in una fase di riavviamento della propria attività, ha pensato di celebrare questa giornata
chiedendo alla cittadinanza di esporre qualcosa dai balconi, dalle finestre, di colore rosso, di colore giallo, il rosso perché ricorda il colore del sangue, il giallo ricorda il colore del plasma, e questo, diciamo, speriamo che abbia successo, ma diciamo che ha già avuto l'adesione anche di altre associazioni della nostra provincia. Come Avis Provinciale noi faremo un'uscita su un quotidiano in occasione proprio del 14 giugno, soprattutto per ringraziare i donatori che si sono resi disponibili nella fase di emergenza, che continuano a farlo e che continueranno a farlo anche nel periodo estivo che ci apprestiamo ad affrontare. Insomma, è un ringraziamento particolarmente sentito in un anno come questo, che devo dire ha visto impegnati tutti i volontari, dai dirigenti agli operatori sanitari ai donatori stessi. Senta Presidente, tra l'altro volevo ricordare che avete fatto anche una donazione all'ASL di Reggio Emilia, 30.000 euro per aiutare nell'emergenza Covid. Come sono stati raccolti questi soldi? Diciamo che questa è stata una donazione fatta perché abbiamo considerato quello che è stato diciamo, il risultato della gestione dell'anno 2019, e in un momento come quello che abbiamo attraversato ci siamo sentiti in dovere di supportare quelle che sono state e che sono tuttora le esigenze degli ospedali per contribuire all'acquisto di quei presidi che erano e sono tuttora necessari. Quindi è una donazione che è stata fatta da parte di Avis Provinciale, ma a nome di tutte le 38 associazioni comunali del territorio della nostra provincia. Rapidamente le chiedo se può rispondere a questa domanda di un telespettatore che chiede se il sangue viene venduto agli ospedali oppure se viene donato. No, noi il sangue viene ceduto agli ospedali, poi c'è In modo una, gratuito. diciamo, viene ceduto, noi abbiamo un rimborso che è stabilito da tariffe nazionali che vengono riconosciute per quello che riguarda il rimborso della sacca di sangue o della sacca di plasma. Che poi Da noi usate però nell'attività dell'associazione, ovviamente. esattamente. Da noi in Italia la donazione è completamente gratuita e questo è un valore, un grosso valore aggiunto che noi possiamo dare a quello che è il sangue che viene raccolto e utilizzato, ma soprattutto anche per quanto riguarda il plasma che viene ceduto a delle aziende di lavorazione, ma viene ceduto in controlavorazione. Quindi ritornano poi alle regioni i farmaci plasma derivati che derivano dalla lavorazione del plasma raccolto nella nostra regione. Grazie, grazie Presidente Pavesi per essere stato con noi. Grazie a voi e buona giornata.